Da Margherita Occhiena, madre di San Giovanni Bosco, a San Domenico Savio, da San Giuseppe Cafasso al Cardinal Massaia, fino a Madre Maddalena Morano. Alcune figure carismatiche del basso Monferrato astigiano, celebrate da una viva devozione religiosa, sono protagoniste della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, inaugurata il 13 gennaio all'URP del Consiglio regionale, a Torino in via Arsenale 14G. L'esposizione, curata dall'Ecomuseo del Basso Monferrato astigiano e dallo studio Underground Layer, è visitabile fino al 19 febbraio. Come nasce l'idea di questa mostra? Dunque, questa mostra nasce essenzialmente perché l'anno prossimo saranno 200 anni dalla nascita di Giovanni Bosco e noi accoglieremo milioni di visitatori sul nostro territorio. Come Ecomuseo abbiamo deciso quindi di aprire lo sguardo da Don Bosco a tutte altre figure legate alla religiosità, sia salesiana sia non, e a partire da queste persone conoscere il territorio e il mondo contadino, dove queste figure 150-200 anni fa, fino a santi più recenti un centinaio di anni fa, si muovevano, agivano e interagivano col resto del territorio. Che cosa si può visitare al Museo del Cardinal Massaia? Allora, il museo ha sede attualmente presso l'associazione, un'associazione culturale che si chiama Associazione Fra Guglielmo Massaia, che ha sede a Piova Massaia sulla piazza della chiesa parrocchiale. Si può visitare la sede dell'associazione, dove sono esposti dei pannelli che rappresentano tutta la vita del cardinale. Oltre ai pannelli noi proietteremo un film che è stato girato 2 anni fa sulla vita del Cardinal Massaia.